Imparziale, equa, inesorabile e cieca. La giustizia ha molti nomi, forme, facce, radicate nella storia e nella cultura pop, ed è applicata in modi diversi, da interpreti reali o appartenenti al mondo della fantasia. Uno di questi interpreti è Daredevil, alias Matt Murdock, l'avvocato cieco di Hell's Kitchen, un uomo senza paura, un difensore della giustizia da tribunale e un fuorilegge allo stesso tempo, un diavolo custode. Il supereroe scavezzacollo dei fumetti Marvel, conosciuto in Italia come Devil, fa il suo esordio nel 1964 per mano dello storico sceneggiatore Stan Lee e del disegnatore Bill Everett, ma è soltanto durante gli anni 80, sotto la gestione di Frank Miller, che il personaggio acquisisce la sua piena maturazione, distinguendosi, rispetto al corposo pantheon di supertizi sorridenti in calzamaglia, per le sue atmosfere dark, mature e underground. In questo video percorreremo le inquiete strade di Hell's Kitchen alla scoperta delle migliori storie a fumetti che hanno definito il profilo caratteriale del Diavolo Custode, fornendo ispirazione per le diverse trasposizioni sul grande e piccolo schermo, ossia rispettivamente il controverso film del 2003 con Ben Affleck e la fortunata serie TV Netflix del 2015 con protagonista Charlie Cox, che riprenderà il ruolo da protagonista nella serie TV prodotta da Marvel Studios in uscita nel 2024. L'uomo senza paura, The Man Without Fear, miniserie in 5 numeri pubblicata tra il 1993 e il 1994, scritta da Frank Miller e disegnata da John Romita Jr. L'infanzia. Accanto ad un padre campione di pugilato che arrotonda intascando soldi sporchi per la malavita. La tragedia, l'omicidio del padre è un incidente radioattivo che lo priva per sempre della vista, potenziando però tutti gli altri sensi. Gli anni di studio alla facoltà di legge, insieme all'inseparabile amico Foggy Nelson, la rinascita, l'addestramento alle arti marziali da parte del suo mentore Stick, i primi esordi come vigilante mascherato, in bilico tra amore e guerra, incarnati rispettivamente dalla conturbante assassina Elektra e dal boss del crimine Kingpin. Dopo la sua rivoluzionaria run a fumetti degli anni 80, di cui parleremo a breve, Frank Miller scolpisce le origini del mito di Daredevil, un eroe profondamente tragico, resiliente e contraddittorio, che paga il prezzo di essere un avvocato di giorno che si erge a giudice, giuria e carnefice di notte, il prodotto di un'ingiustizia che diventa giustizia. Se siete dei lettori neofiti, non esiste storia migliore per approcciarsi per la prima volta al Diavolo di Hell's Kitchen e apprenderne le basi essenziali per catapultarsi verso nuovi racconti. Visivamente e narrativamente, la serie TV Netflix ha tinto a piene mani da queste pagine. Basti rivedere la spartana tuta nera indossata da Devil durante le sue prime scorribande da vigilante, anche se non è esattamente scuro il colore della prima storica uniforme dell'eroe cieco. Giallo. Yellow, miniserie di 6 numeri pubblicata nel 2001, scritta da Jeff Loeb e disegnata da Tim Sale. Mi avevi soprannominato l'uomo senza paura, e ora mi rendo conto che la mia più grande paura è vivere in un mondo senza di te. Nel solco della loro antologia di storie marvelliane tematicamente legate ai colori e caratterizzate da uno stile malinconico e romantico, Jeff Loeb e Tim Sale modernizzano e rinarrano in chiave toccante le prime avventure dei fumetti di Devil anni 60, in particolare i primi 6 numeri della testata originale, quando il guardiano di Hell's Kitchen indossava un costume giallo e rosso, affrontando villain stravaganti come Gufo e l'Uomo Porpora. Con una narrazione in prima persona, sotto forma di lettera indirizzata da Matt Murdock all'amata Karen Page, ex segretaria dello studio legale Nelson & Murdock, Devil diventa un simbolo luminoso di speranza che ricorda il passato per vivere meglio il presente. La saga di Elektra. Ciclo di storie pubblicate tra il 1981 e il 1982, dal numero 168 al numero 181 sulla testata Daredevil volume 1, sui testi di Frank Miller e i disegni di Klaus Janson. Se c'è un evento che ha segnato il netto cambio di stile delle storie a fumetti di Devil, quello è senz'altro l'introduzione del personaggio di Elektra, vecchia conoscenza amorosa di Matt Murdock ai tempi dell'università, ora diventata una letale mercenaria al soldo di Kingpin, il re del crimine di New York, il quale le affida l'incarico di intimidire lo scomodo giornalista Ben Urich e di uccidere l'avvocato Foggy Nelson, socio di Matt. Quando però la ninja greca scopre la vera identità di Daredevil, ritrovando l'amore perduto, rinuncerà al suo incarico, alleandosi con Matt per sconfiggere la mano, una setta mistica di assassini ripudiata dalla stessa Elektra. Nel mezzo, una mina vagante impazzita, Bullseye, un sicario psicopatico sotto gli ordini di Kingpin, pronto a punire severamente il fallimento di Elektra.
Ancora una volta, Amore e guerra, per citare una famosa graphic novel scritta da Frank Miller e illustrata da Bill Sienkiewicz, un'epopea noir, pulp e hardboiled con tutte le pedine al loro posto. La femme fatale Elektra, che originariamente doveva apparire solo nel numero di esordio, anti-eroi tormentati e tragici, intrighi, tradimenti e criminali senza scrupoli. Devil non sarà più lo stesso da allora in avanti e scoprirà che la legge non sempre coincide con la giustizia, ma la giustizia non sempre è qualcosa di piacevole. Altra fonte di ispirazione non solo per la serie Netflix, soprattutto per le storyline di Elektra e Bullseye, ma anche per il film del 2003 che riproduce abbastanza fedelmente lo scontro tra i due assassini. Rinascita, Born Again. Miniserie di 7 numeri pubblicata nel 1986, scritta da Frank Miller e disegnata da David Mazzucchelli. Non c'è niente di più esaltante per un lettore di comics americani vedere il proprio eroe errare, cadere, fallire miseramente, per poi rialzarsi, preparare la sua vendetta e trionfare contro ogni aspettativa. Frank Miller e David Mazzucchelli, già autori del capolavoro Batman Anno 1, mettono in scena il peggior incubo di Matt Murdock. In cambio di una dose di eroina, Karen Page, ex amante e segretaria di Matt, ora diventata tossicodipendente, rivela a Kingpin la vera identità di Daredevil. Incastrato da prove false, screditato dall'opinione pubblica, radiato dall'albo e ridotto ad un povero senza tetto, la discesa all'inferno per il diavolo di Hell's Kitchen si prospetta lunga e tortuosa. Critica sociale, satira politica, droga, violenza e simbolismi religiosi. Il culmine massimo della visione milleriana di Daredevil. Un climax che svela la vera natura dell'uomo dietro la maschera. Un uomo senza paura, ma non per questo senza speranza. Diavolo Custode, Guardian Devil. Miniserie di 8 numeri pubblicata sulla testata Daredevil Volume 2 tra il 1998 e il 1999. Scritta da Kevin Smith e disegnata da Joe Quesada. L'angelo salvatore lasciato in custodia al diavolo. Il regista e sceneggiatore Kevin Smith, che non a caso a quei tempi era in procinto di concludere la produzione della dissacrante commedia Dogma, con cui Diavolo Custode mantiene più di un legame, imbastisce un sequel spirituale di Rinascita, che con una buona dose di sovrannaturale e misticismo riflette sul rapporto controverso tra Matt e la fede, sotto l'ombra e la luce, del legame tra figli e genitori. Una storia corale adrenalinica e dal taglio fortemente cinematografico che mette a dura prova i sentimenti, i dogmi e la sanità mentale di un uomo che vive di illusioni in un mondo a metà tra inferno e paradiso. L'epico e sanguinoso combattimento che vede coinvolti Daredevil e Bullseye verrà poi omaggiato tanto nel film del 2003, tanto nella serie TV Netflix. Le storie sin qui presentate sono essenziali per approcciarsi per la prima volta al mondo di Daredevil, soprattutto per coloro che, come detto, hanno conosciuto il personaggio solo attraverso altri media. Ma qualora siate interessati ad un approfondimento maggiore, ecco una rapida serie di titoli da non perdere. Typhoid Mary, ciclo di storie di fine anni 80 scritte dalla talentuosa Anne Senti, che raccogliendo la pesante eredità di Frank Miller scava nella psiche di Matt Murdock, introducendo nuovi personaggi e tematiche sociali scomode per l'epoca. Se di Devil è il lato noir investigativo che vi attira, la scelta obbligata conduce al ciclo di storie di primi anni 2000 di Brian Michael Bendis e Alex Maliev, tra cui spiccano archi narrativi come La Cupola, Scoperto e Il Processo del Secolo, una linea editoriale che ha ricevuto un degno seguito sotto la gestione di Ed Brubaker. Essendo poi prima di tutto un avvocato, su questa tendenza non mancano per Matt Murdock i thriller giudiziari. Nella miniserie del 2005 Redenzione per la linea Marvel Knights, scritta da David Hein e disegnata da Michael Gaydos, Devil indaga su un omicidio rituale in Alabama, che sembra aver già trovato il colpevole in un giovane reo confesso. Ma ora tocca a voi! Conoscevate già questi titoli? Quali sono, secondo voi, le migliori storie a fumetti di Daredevil? Fatemelo sapere nei commenti!